quando parte un immigrato parte solo il suo corpo e la sua anima arriva quando sente di essere integrato. Ma questa integrazione è talmente importante nella vita dell'immigrato, mentre molte volte le istituzioni, anche delle associazioni, hanno sempre trascurato la parte dell'integrazione. Noi in Italia siamo in forte ritardo. L'immigrato come persona ha tanto da raccontare, perché veniamo da mondi completamente diversi e ci sono tante diversità da sottolineare, ma noi non dobbiamo avere paura delle diversità, perché diversità è una ricchezza, non significa sottrarre qualcosa ma di aggiungere sempre qualcosa. Ma io non parlo di quelle diversità che non rispettano i diritti umani, come la infibulazione, la poligamia e matrimoni combinati forzati, ma io parlo delle diversità culinarie, il modo di vivere, modo di pensare, come fare crescere la famiglia, come vedere un oggetto, questi punti di vista, no? Per me è importante questa diversità, poi formano una identità culturale plurale. E la intercultura significa tanti modi di pensare, anche vedere il mondo con un occhio diverso. Per esempio, la bella giornata in Pakistan è quando piove, in Italia bella giornata è quando c'è il sole. Perciò tutti questi diversi punti di vista, no? Per esempio c'è per dire domani e ieri nella lingua urdu c'è solo una parola, kal. Invece nella lingua italiana ci sono domani e ieri due parole, e così per dire zio nella lingua italiana c'è senso solo una parola, perché non si capisce per noi immigrati, ma zio materno o zio paterno, perché noi abbiamo due parole per indicare zio, mamma e ciaccia. Mamma è zio materno, ciaccia è... Quindi quando ci incontrano le culture portano tante ricchezze, tante novità, mettono in moto anche la cultura che ospita. Noi non dobbiamo avere paura della diversità, perché molti in Europa dopo gli attentati di 11 settembre è nata, è cresciuta molto la paura, la diffidenza contro gli immigrati, e non hanno spazi per raccontare la verità. Per esempio, non sono mai stati gli immigrati a fare questi attentati. E così gli immigrati, quando racconteranno, vedrai che uscirà la cosa che anche loro hanno tanta paura dopo questi attentati. Sono primi, un bambino in una scuola ha detto che adesso io come dirò che sono musulmano dopo gli attentati di Parigi. Noi immigrati abbiamo tre spazi molto importanti: paese di origine, il viaggio e paese di arrivo. Queste sono tre cose che sono importanti da raccontare, perché gli immigrati hanno sempre una marcia in più. Gli immigrati italiani, che più di 100.000 che stanno andando via in Inghilterra e in Germania, e così anche i nostri immigrati. Io mi ricordo che io all'inizio sognavo solo in urdu, perché venivo dal Pakistan. Piano piano, quando ho cominciato a sognare in italiano, avevo detto: io sono italiano.